Nel 1919, deposto l'imperatore tedesco Guglielmo II, viene proclamata la Repubblica di Weimar. Il Trattato di Versailles, firmato alla fine della Prima Guerra Mondiale, aveva inciso pesantemente sull'economia della Germania, provocando la svalutazione del marco e il fenomeno dell'inflazione. La situazione è instabile. Scioperi e manifestazioni si moltiplicano. A Berlino, l'insurrezione della Lega Spartachista, repressa dai corpi franchi controrivoluzionari, porta all'assassinio dei capi comunisti Rosa Luxemburg e Karl Liebknecht. Nel 1920 nasce il Partito Nazista, un movimento nazionalista e razzista, guidato dal fondatore Adolf Hitler, che nel 1924, dal carcere in cui è rinchiuso, esporrà nel Mein Kampf il suo programma politico. Idee antisemite e odio per i popoli slavi, uniti a un progetto di conquista delle regioni a est della Germania, considerate spazio vitale. Nonostante il successo elettorale iniziale, il nazismo, nel 1928, perde consensi, ma la crisi economica che colpirà gli Stati Uniti un anno dopo avrà ripercussioni sulla Germania talmente forti da porre le condizioni per la definitiva ascesa elettorale del partito nazista. Hitler, designato cancelliere nel 1933 dal presidente della Repubblica Hindenburg, assume l'appellativo di Führer e promuove una serie di misure volte a trasformare la Germania in una dittatura. Nello stesso anno vengono sciolti tutti i partiti, costruiti i primi campi di concentramento per gli avversari politici e varate le prime leggi razziali che avrebbero dovuto preservare la purezza della razza ariana. Nel 1935, con l'emanazione delle leggi di Norimberga, i cittadini ebrei vengono privati dei diritti politici e civili. La persecuzione nei loro confronti culmina la notte tra l'8 e il 9 novembre del 1938, con l'uccisione e la deportazione nei lager di moltissimi civili. In questo clima di violenza, in cui le SS e la Gestapo instaurano un regime di terrore, il Führer si prepara all'occupazione della Polonia, che sarebbe avvenuta nel settembre dell'anno successivo e avrebbe dato inizio al secondo conflitto mondiale.